Bene amici di TecnoAndroid, quest'oggi voglio parlare con voi di quello che è il referral program della nota azienda cinese di smartphone OnePlus. Oggi infatti faremo un unboxing e vi mostrerò alcuni prodotti che ho potuto ricevere grazie a questa nuova strategia di marketing. Come? Vediamolo insieme. Un piccolo piccolo indizio, piccolo, tanto piccolo non è, ma qui dentro ci sono infatti ben 5 accessori che ho potuto riscattare gratuitamente mediante questo sistema di inviti. Amici, giù il sipario, andiamo a vedere adesso nel dettaglio quello che è il nostro Space Black Backpack, che personalmente ho preferito scegliere in questa versione piuttosto che nella versione Morandi, sicuramente un po' più bella esteticamente, ma meno resistente, quindi per le mie necessità ho optato per questa variante in quanto ha la particolarità di essere rivestita di tessuto cordura, che è un tessuto di uso militare che ha una resistenza 10 volte maggiore a quella della tela. Inoltre, le tre caratteristiche principali di questo zaino sono la capacità di avere una capienza fino a 20 litri, 12 tasche ben organizzate che adesso andremo a vedere nel dettaglio e la capacità di contenere un laptop dalla dimensione massima di 15 pollici. Un'altra cosa che vi faccio notare sono gli spallacci del nostro zaino, i quali recano il logo OnePlus. E poi vi è inoltre una sorta di copertura al lato delle spalle in memory foam che dovrebbe garantire una resa abbastanza comoda durante i nostri tragitti. Ci sono anche i piedini che permettono di ammortizzare la caduta dello zaino e i vari urti, ma la cosa che mi è piaciuta di più, al di là dell'estetica molto minimal e molto bella con questo Total Black, è sicuramente la presenza della tasca laterale, che per me ragazzi è una condizione veramente imprescindibile quando devo scegliere uno zaino per viaggiare. Infatti potrete riporvi i nostri oggetti di valore, stando sicuri che nessuno potrà fregarveli. Vi è inoltre un manico che scatta a molla e poi ancora logo OnePlus catarifrangente sulla parte frontale, tasca frontale, non so se riesco a farvela notare, ma al suo interno la tasca frontale ha a sua volta vari comparti per inserire per esempio le power bank. Stessa cosa anche qui, ragazzi, da subito notiamo che c'è la possibilità di personalizzare il nostro zaino con il nome. Ancora dentro troviamo, tada, una cosa che mi è piaciuta da morire, sarà che sono una ragazza e all'ordine ci tengo. Questa è infatti la busta per separare i nostri indumenti. Dentro possiamo notare che ci sono due cerniere. All'interno di una metterete gli indumenti sporchi e poi nell'altra il cambio. Ancora un'altra tasca interna con cerniera che si estende lungo tutto lo zaino, altre due tasche più una per la penna. Poi ancora un'altra tasca qui dove c'è la targhetta per il nome e infine la famosa capienza totale di 21 litri di cui vi parlavo. In ultimo, cosa non meno importante almeno per me, è la capacità, mediante questo spazio, di attaccare il vostro zaino al vostro bagaglio, quindi è sicuramente un oggetto che si presta benissimo quando dovete partire. Fuori ha un rivestimento gommato.
Potete vedere che ci sono qui i dettagli che riprendono col perfilino rosso quelli che sono i colori di OnePlus. Partiamo da quella che è una descrizione puramente fisica di quelle che sono le caratteristiche di queste cuffie OnePlus Bullets V2, ovvero la seconda edizione delle cuffie OnePlus. Allora, possiamo vedere innanzitutto che sono costituite da una capsula in alluminio che, anche se non si nota, presenta un effetto sabbiato, è una cuffia in ear, presenta appunto queste capsule in silicone anallergico. Vi sono anche dei gommini per adattare le nostre cuffie, queste nella fattispecie sono la misura media. Possiamo notare un cavo piatto dalla lunghezza di 1,25 m, un jack audio che è il classico jack da 3,5 mm, poi ancora i comandi, potete notare volume minimo, volume massimo e la possibilità di switchare da un brano a un altro con il comando centrale o anche di rispondere alla chiamata, perché appunto queste cuffie sono compatibili con tutti i tipi di telefoni. Dietro incapsulato il microfono è il logo OnePlus. Ogni capsula pesa 2 grammi per un peso totale delle nostre cuffie di 14 grammi. Hanno un'impedenza di 24 ohm e dovrebbero avere una buona qualità del suono, infatti l'azienda promette, mediante anche la collaborazione con la casa tedesca Lofo che si occupa di impianti audio, che le cuffie garantiranno dei buoni bassi e una distorsione minima dei suoni. Se sarà veramente così lo scopriremo dopo. Andiamo ora a vedere quella che è la cover che io personalmente ho scelto, l'ho già spacchettata per voi. Bene amici, questa è una scelta molto soggettiva, in quanto io preferisco per mia abitudine le cover con un grip gommato. Questa cover OnePlus è realizzata infatti in silicone, è una cover semi rigida che rispetto alle altre cover OnePlus ha uno spessore sicuramente un po' più generoso, così come il peso. Possiamo notare che vi è anche la copertura per i tasti di volume e accensione e spegnimento. E poi ancora dentro presenta una texture vellutata, reca il logo Designed by OnePlus e stessa cosa dietro. Per quanto riguarda questa cover posso dirvi che al di là dell'eleganza, che secondo me è data oltre che dal materiale un po' dal colore, la trovate anche nella variante nera, una cosa che mi è molto piaciuta è il fatto che protegga la fotocamera, cosa che molte altre cover anche di OnePlus stesse, eccetto la versione bumper, non fanno. In definitiva si conferma sicuramente, almeno per me, la migliore cover di OnePlus. Unico difetto, davvero peccato, non capisco questa scelta dell'azienda, di non coprire anche il bordo del cellulare. Di conseguenza, se dovesse cadere, sicuramente sarebbe soggetto nella parte inferiore a graffi. Bene amici, prima di darvi quelle che sono le mie impressioni finali, e di spiegarvi soprattutto come sono riuscita a partecipare anch'io al referral program, vi lascio con la recensione di quello che è l'ultimo accessorio, ovvero la t-shirt della Neverset, della community. Si tratta di una maglia 95% cotone e 5% poliestere, devo dire davvero molto carina. Forse fa un effetto un po' pigiama, ma va bene così. Per quanto riguarda le cuffie, ragazzi, vi dico, per me assolutamente bocciate. L'unica nota a loro favore è la qualità dell'audio buono per quanto riguarda l'uso in chiamata. Il suono è sicuramente chiaro come OnePlus ci promette, tuttavia ho notato che i bassi sono veramente poveri, motivo per il quale, ragazzi, mi sa che queste le accantonerò per un momento di bisogno e resterò invece fedele a quelle che sono le mie Xiaomi Hybrid. Ultima cosa sullo zaino,
Ragazzi, nonostante il suo chilo e 150 grammi, non si è fatto per niente sentire. Ho portato tutto il bundle di OnePlus a Londra e devo dirvi che lo zaino mi è veramente piaciuto. Si è sicuramente dimostrato all'altezza di grandi camminate e ha reso il tutto, devo dire, molto pratico. Vi starete sicuramente chiedendo perché vi ho parlato del referral program e come sono riuscita ad avere questi accessori di OnePlus. Tutto è molto semplice, ce l'ho fatta semplicemente perché acquistando il OnePlus 5 sono riuscita anch'io ad entrare a far parte del programma che permetteva agli utenti di donare un invito ad un amico per far sì che lui avesse uno sconto di 20 euro sull'acquisto del suo OnePlus 5, spendibile però in accessori che potevano essere le cuffie da 19,90, la maglia da 20 euro, lo zaino da 79 o la cover da 21,90, per esempio. Io a mia volta ho invitato altri amici in OnePlus fornendo loro il mio link generato direttamente dal mio portale OnePlus e ho accumulato punti tutte le volte che loro acquistavano il terminale utilizzando il mio link. Questo è sicuramente in netta contrapposizione con l'esordio di OnePlus in cui i cofondatori Carl Pei e Pete Lau vendevano i loro terminali solo su invito, rendendone quindi difficile la reperibilità. In questo caso OnePlus ha voluto premiare gli utenti, affiliandosi a quella che è la nuova strategia del network marketing fatto attraverso gli utenti stessi, col passaparola. Ha così deciso di premiare tutti con accessori gratis o buoni sconto. Io sono riuscita ad accumulare un piccolo tesoretto che mi ha permesso di prendere tutto questo. Sicuramente trovo che sia stata una mossa molto carina perché OnePlus ultimamente aveva alzato i prezzi, quindi alla luce di ciò vi chiedo, avete partecipato al referral program? Vi siete trovati bene? Cosa avete preso? Cosa ne pensate degli accessori? Se vi va, fatemelo sapere nei commenti. Il video, amici, finisce, io vi saluto con la mia maglia della Never Settle, vi ringrazio, se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!